vediamo di fare qualche esercizio a casa nel frattempo che le scuole sono chiuse. Allora, potremmo fare qualche esercizio semplice, ma anche divertente. Vediamo un po'. Io comincerei con una corsa incrociata. Come si fa? Così. Al dojo mettiamo una fila di bastoni e poi con praticamente una corsa incrociata in cui il piede scavalca l'altro e si muove, diciamo, a zigzag. Si vede? La cosa importante in questo esercizio è quello sicuramente di utilizzare la punta del piede, quindi l'avampiede, e di ammortizzare ovviamente l'uscita. Attenzione, possiamo usare a casa delle cinte, delle cinture messe in linea, e proviamo a fare questo esercizio divertente. Oppure possiamo provare l'esercizio del leopardo. Per l'esercizio del leopardo avremo bisogno magari di due file, magari di cinture, di cinte, di cintura, mettiamo per terra e su un tappeto proviamo a fare questo movimento di strisciare, effettivamente come fa un leopardo. La cosa importante è quella di mettere una volta avanti un ginocchio e una volta avanti l'altro e utilizzare la mano opposta per tirare. È un esercizio molto bello, simpatico e divertente che possiamo fare senza problemi. Come terzo esercizio possiamo fare dei saltellini alternati. Vediamo cosa sono. Ecco, in questo caso metteremo più cinte per terra. Mettiamo la cinta di mamma, di papà, magari la nostra, qualche cintura. E correremo velocemente negli spazi tra le cinture utilizzando la punta del piede, quindi le mettiamo un pochino strette. Lo possiamo fare anche in modo veloce. Se non dovesse entrarci il piede, ci metteremo un pochino di lato. Anche questo è un esercizio di destrezza molto simpatico. Combiniamoli insieme. Allora mettiamo le cinte in linea e poi le altre in senso trasversale. E quindi dapprima correremo, come si vede qua, su, faremo il primo esercizio di corsa incrociata, poi faremo quella con i saltellini. Adesso proviamo un doppio salto a piedi uniti. In questo caso avremo bisogno, o immaginiamo che ci siano due bastoni da saltare, oppure prendiamo, che ne so, il fratellino oppure il papà o la mamma che è disponibile, che si metta bene seduta e utilizzi magari, che ne so, io non dico due spade. È importante utilizzare, è importante questo salto, vedete? Il salto in alto, cioè le ginocchia devono stare un po' in alto per fare questo esercizio, o lo facciamo anche più facilmente così. La giostra medievale, questo è un po' più simpatico da fare, avremo bisogno sempre di un compagno che ci aiuti e possibilmente in mano utilizzi due spugne di quelle lunghe. Il movimento è alternato, vediamo che dovremo passare nel momento in cui, diciamo, il bokken in questo caso si solleva. Guardate, vai e vai, è riuscito a passare. È importante vedere il bastone sollevarsi. Magari a casa non utilizziamo dei bastoni perché se sbagliamo ci facciamo male, no? Quello magari lo facciamo al dojo, col maestro. Però piano piano possiamo provarlo con dei bastoni di spugna. È importante rimanere col viso verso il maestro e poi i piedi fanno un po' questo scorrimento di piede scacciapiede, quindi una corsa di lato, guardate. Questo è un esercizio che potremmo farlo 10 volte, 15 volte, 20 volte, quello che più ci piace. Ancora un po' più divertente è lo stesso, praticamente rotolando. In questo caso, diciamo sempre, utilizzeremo i nostri bastoni di spugna e cominceremo a rotolare. Metteremo un bel tappeto per terra e proveremo a rotolare. Attenzione quando rotoliamo a non battere la testa sul tappeto e a far aderire bene la schiena a terra.
come al solito dobbiamo colcolare e poi rotolare, non strisciare, questo bisogna rotolare. La testa sempre verso il maestro, altrimenti non vedremo che cosa sta succedendo. Guardiamo. Che bello, anche questo bello, è divertente e fa molto bene alla salute.